O alzi la voce o perdi tutto. Dio vi benedica. Buongiorno, buongiorno cari fratelli, buongiorno, buongiorno. O alzi la voce o perdi tutto. Questo è molto importante che noi lo comprendiamo. Dio vi benedica. Questo giorno sto facendo una piccola passeggiata di fede, come di solito. E c'ho questo pensiero nel mio cuore: o alzi la voce o perdi tutto. Dobbiamo imparare ad alzare la voce, ad alzare la voce. Io non sono qui nelle mie passeggiate di fede, qui è la mia Bibbia, il mio Nuovo Testamento, la mia acqua, il mio bastone, il mio berretto, casomai il sole inizia a farmi dare dei numeri. Ma oggi questa è la parola che voglio darvi, fratelli. O alzi la voce o perdi tutto. Alzare la voce in fede, perché c'è un diavolo che vorrebbe fermarci, vorrebbe distruggerci, vorrebbe annientarci, vorrebbe toglierci di mezzo dal gioco della vita. Per cui dobbiamo imparare nel nome di Gesù Cristo a tenere gli occhi su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. C'è un appunto nella mia Bibbia, nel mio Nuovo Testamento, più che Bibbia, che in questi giorni veramente mi ha toccato tanto e lo voglio condividere con voi, questa porzione. È una citazione, un appunto che mi sono preso in questi. È stato il 2/4/2021 e stavo leggendo questa citazione del dottor Simpson, non quelli dei cartoni animati, no? Dottor Simpson cominciò a costruire una vita e un'opera per Dio in un punto della sua esistenza quando gli altri medici lo avevano dichiarato spacciato. La parola di Dio è proprio quello che ha proclamato: sono il Signore che ti guarisce. Esodo 15:26. Questa citazione l'ho preso dal libro, pagina 38 e 39, Balsamo di Gala, di Liam B. Yeomans, una dottoressa in medicina che ha abbandonato la medicina per dedicarsi. Che ha abbandonato la medicina per dedicarsi all'opera di Dio, alla preghiera di guarigione. Per cui, vedete, se noi non alziamo la voce, noi perdiamo tutto. E questo uomo di Dio che poco fa abbiamo Simpson, questo uomo di Dio che abbiamo citato poco fa, praticamente mentre i medici lo hanno dato per spacciato, perché doveva morire per una malattia, non so che malattia era, lui iniziò invece a costruire la sua vita, a continuare a servire il Signore, fino ad essere guarito. Si concentrò assolutamente sull'opera di Dio, perché il diavolo vuole che noi ci concentriamo sul nostro problema. Come farai con questo problema? Come ne uscirai fuori da questo problema? Beh, schifoso diavolo, non lo so. Io so solo che i miei occhi sono puntati su Gesù, so solo che sto confidando nelle sue promesse, so solo che sto confidando nel suo aiuto, nella sua grazia, so solo che sto confidando nel suo patto di sangue, so solo che sto confidando nel suo spirito che mi dà la vita, so solo che sto confidando nel suo sacrificio. Il resto non lo so e non mi interessa, Satana. Per cui se non alzi la voce, perderai tutto. Dio diceva a Mosè: alza il tuo bastone e colpisci le acque. E il nostro bastone non è un semplice bastone come quello che ho io qui per camminare, per fare escursioni, ma è il bastone della fede, è il bastone dell'autorità che noi abbiamo nelle nostre bocche. Come è scritto in Matteo 10, dal verso 1 in poi, che Gesù diede autorità ai discepoli per scacciare qualsiasi spirito, qualsiasi infermità. Alza la tua voce, perché se non alzi la tua voce perderai tutto. Se non alzi la voce della fede perderai tutto. Dichiara nel nome di Gesù un cambiamento nella tua vita. Dichiara: io sono quello che la Bibbia dice che io sono. Non sono io quello che sto passando, ma io sono quello che la Bibbia dice che io sono.
non sono quello che sto vivendo. Mi rifiuto di vivere nella mia situazione e voglio vivere nella mia rivelazione, la rivelazione della parola di Dio. La rivelazione che per le sue lividure io sono stato guarito. La rivelazione che Dio mi fa prosperare, gloria a Dio. Non vivere la situazione. Una volta ho detto, mi rifiuto di vivere nella mia situazione, decido di vivere nella mia rivelazione, la rivelazione della parola di Dio che può tutto. Per cui se non alzi la voce, perderai tutto. Ma io so che sei intelligente e non perderai tutto, perché alzerai la tua voce nella tentazione, alzerai la tua voce quando ti senti bene e quando non ti senti bene, alzerai la tua voce quando nessuno alza la tua voce, parlerai la situazione, alzerai la voce come faceva Davide quando andava incontro a Golia. Golia lo malediceva, Davide gli rispondeva. Golia avanzava, Davide avanzava. Per cui non andare mai davanti al tuo nemico, al tuo gigante, con la bocca chiusa. Quindi impara ad alzare la tua voce, se no perderai tutto. Spero che con queste poche parole abbia potuto contribuire all'edificazione della tua fede. Un grande abbraccio, Dio vi benedica, io continuo a pregare e a stare qui nelle campagne, a stare con Gesù. Dio vi benedica.